Radio Antenna Petrignano presenta Spoleto in musica. Le interviste, i suoni, le emozioni e l'amicizia dai gruppi musicali spoletini. Programma a cura di Fausto Manasse, Enrico Morganti e Maurizio Carnevale. Cari amici di Radio Antenna Petrignano, buonasera e benvenuti a questo nuovo incontro di Spoleto in Musica. Questa sera abbiamo con noi un personaggio particolare, un giovane che un giorno decide di girare l'Italia a piedi e fare le sue esperienze. È un bravo musicista, si chiama Mike Warren e adesso diamo la parola a lui e lasciamo che ci racconti la sua vita, le sue esperienze e soprattutto la sua musica. Ma prima ascoltiamo questo suo stupendo brano, Cave Grilling Friends. Cave-dwelling friends are my saviors again. On this trip, cross through craters and creeks. Long gone are the days of unbridled soirees. I'm on a trail that's as loose as it's thick. They comfort me with their stew, and I drink, test my spirits for this road I must try. With tales of brave women and men on the run, who rarely won, and even few survive. And every road got salvation and scandal. Down each and every road, you gotta find that loophole, son. And each and every road got fortunes and pitfalls. Each and every road got its own Matthews and Johns. Onward I plunge, I leave the haze above the city. On this mission, filled with twists to forget. But to fail before the river would be a waste and a pity. For it's his life that this gambler has bet. Well, each and every road got bones for the picking. Down each and every road, you're bound to find some sweetness there. And each and every road got lovers and liars. Each and every road, it got its own look, its own stare. Well, each and every road got souls beneath the pedal. Down each and every road, you're bound to find a song in the air. And each and every road got ideas that get shattered. And each and every road, it's got a treasure if you dare.
Spoleto in musica. Mike, raccontaci. Ciao, buonasera, ciao. Ciao, ciao a tutti. Raccontare, insomma, partiamo lì con il viaggio a piedi intanto. Sì, in 2010, sembra molto interessante. Sì, in 2010 ho deciso di camminare da Puglia, Santa Maria di Leuca fino a Padova con il mio cane che si chiamava Bovinius. E in tenda siamo andati lentamente per 2 mesi e mezzo a vedere l'interiore del vostro paese, bellissimo, devo dire, e abbiamo visto tante cose inaspettate. Oh, bello. E credo che siamo... sia stato anche un ottimo modo per visitarlo. Sì, guarda, per me il camminare come metodo di viaggiare è unico. Quello che ti regala sono esperienze impresse nel cervello per sempre, per il motivo che stai andando lento. Assorbi i paesaggi, e in Italia poi ogni paesaggio ti prende il fiato, sinceramente è bellissimo. Un altro fattore bello del camminare lento come metodo di viaggiare è che vedi le differenze cambiare tra la spiaggia di Puglia alle fattorie di Basilicata e poi campagna, le montagne di Molise che sono speciali, eccetera. È sempre il continuo cambiare lentamente. Un cambiamento molto graduale, diciamo. Sì, esatto, esatto. Poi scopri paesi piccoli, villaggi, borghi piccoli, che in un altro modo magari non ci sarei mai fermato, ma essendo a piedi mi sono fermato a parecchi diversi piccoli posti, ho conosciuto la gente, è stato un viaggio unico e speciale. E senti, come ti è venuta l'idea di questo viaggio? Da che genere di vita venivi? Che cosa facevi tu prima di partire? Come ti è venuto? Immagino che ho delle immagini romantici dei santi di una volta che andavano a Roma a piedi o Compostela. È sempre rimasto un'idea molto affascinante a me. Mi sono sempre chiesto come sarebbe realmente fare un viaggio del genere. Anche pensavo delle vecchie guerre, i romani che per arrivare fin su a Germania sono arrivati a piedi. Certo. E mi è rimasto in mente questo... Mi sono chiesto come sarebbe realmente fare una cosa simile. E niente, quindi romanticismo, immagino. Poi la voglia di scoprire nuovi posti. E poi qui in Italia avevo già il linguaggio, cioè parlavo italiano. E questo mi ha permesso anche di conoscere gente più profondo. Prima di partire ho lavorato tanti anni a California, di dove vengo, e lavoravo come un assistente, un specie di, in Italia si dice forse badante per i disabili. Sì, sì. Assistente sociale. Assistente sociale. Sì. Assistente sociale, sì. Quindi quotidianamente stavo lì con i miei clienti, se vuoi. Yeah, e per tanti anni ho fatto questo a California. Però vivevo sempre in camper o in furgone per evitare l'affitto che si paga a California. Certo. E poi si sta quasi sempre bene lì, quindi non è che soffrivo del freddo, eccetera. E adesso dove sei? Adesso sono in Umbria, Colle da Marchese e Perugia. Ah, sì. Colle da Marchese, vicino a Spoleto. Castel Ritardo. Sì, Castelritalli, esatto. E lungo il viaggio a piedi ho conosciuto la madre del mio figlio, vicino a Foligno. Che bello. E adesso c'ho un figlio, si chiama Rocco, che ha 9 anni. Here we are. Ti mandiamo un saluto, un grande saluto a Rocco. Salutiamo il figlio di Mike, Rocco. lo chiamo Rock. 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 Come rock. E senti, la musica cosa è stata per te? Per me è stato un ottimo amico, amica si dice, musica amica. Comunque un metodo di esprimere emozioni forti, di affrontare situazioni nella vita e
e cercare di tirare fuori l'emozione di quel momento, di catturare magari un quadro mentale e trasformarlo in musica. E mi piace tanto il canto attoriato, il scrivere canzoni con una chitarra acustica e raccontare una storia, cercare di toccare un'emozione. Questa è stata la musica per me. Purtroppo non sono bravissimo musicista, ma uso la chitarra come metodo, come un metodo di esprimere. Esatto, un metodo di esprimere. Mai. Mi piacciono... sì, dimmi. No, scusa, volevo... Finisci, dopo ti volevo chiedere. Niente, una qui cosa. Ho scoperto diversi cantatori, anche per aiutarmi a imparare la lingua. Ero tanto colpito da Fabrizio De André, per quanto assomigliava tanto il cuore di Leonard Cohen. Non sono te, c'hanno un cuore e un tocco di classe, di un alto livello, che mi è sempre toccato fortemente. E mi piacevano tanto le loro canzoni. Anche cantautori country americani come Willie Nelson, Townes Van Zandt, John Prine, per nominare alcuni. Comunque. E ascoltiamo ora questo Just Can't Find It. Song sun song on a dead man's gallows wall. My family ties are drowning like a Grand Canyon echo as a bus full of tourists parks right behind it. Yeah, that's bound to happen. Bound to go like this. You chose the recluse minstrel life and chased the gold miner's bliss. The highs they come and go, but the low burrow holds down so low. The light of reason just can't find it. My hope I left in ropes on a patch just off the road, so I wouldn't run, and where I knew I could finally trust it. My blood is running thick like a honeycomb overflowing that's just been tossed on a mountaintop snow. Yeah, it's bound to happen. Bound to go like this. You chose the chop powder medication and drank them all off to bed. They say your mind's your friend, but in the end, what kind of friend can it be when you're lost and you just can't find it? Lover, why her father's a ghost. Yeah, it's bound to happen. Yeah, it's bound to go like this. You threw your arms around the highway and blew the rest off with a kiss. A golden road is what I told
myself I'd find in the end. I'd drive all night, but I just can't find it. Spoleto in musica. Nei tuoi brani originali si sente molto sia l'influenza cantautorale sia italiana sia americana, come può essere un nominando uno tra i più grandi, Bob Dylan, e una grande influenza invece a livello musicale del country americano. Cioè si sente che comunque vieni da quelle parti. E sì. La musica italiana ti ha influenzato anche a livello di composizione della musica, oltre che a livello testuale, a livello di testo? Sì, non solo il testo, ma anche il gioco di parole, la trasmissione di un sentimento, anche De Gregori, per esempio, anche Dalla, catturano proprio non solo con il testo, ma anche con l'espressione della voce. L'ho notato tanto e lo apprezzo tanto nella musica italiana. È vero. Ci sono determinati cantautori che sfruttano proprio queste loro capacità, che poi sono attoriali, sono capacità d'attore, sì, e esprimono in musica. Il primo fra tutti, forse tu non l'avrai approfondito, ma è stato Giorgio Gaber. Sì, te lo ricordi, ce l'hai presente, perché è stato proprio quello che ha innovato il genere musicale cantautoriale accostandolo alla recitazione, cosa che hanno fatto in forma minore anche altri artisti, appunto, che hai nominato, Dalla, De André e anche lo stesso De Gregori. Sì, Gaber è un genio assoluto mondiale. Pensavo di paragonare lui a un artista americano, ma non esiste, non c'è mai stato. È una cosa che ha inventato lui. Il teatro canzone è una sua invenzione. Anche perché l'incontro tra musica e teatro nel mondo anglosassone si sintetizza con il musical, fondamentalmente, che è una cosa del tutto diversa. Da quello che è invece il ruolo teatrale che abbiamo in Europa, soprattutto anche con lo sviluppo dell'opera che ci ha portato a queste differenze, diciamo, culturali, che però Mike è riuscito in qualche modo a sintetizzare. Lui parlava prima del fatto che attraverso la scrittura fotografasse le proprie sensazioni e ciò che vedeva. Ecco, quanto hai avuto modo nel viaggio che hai fatto in Italia di fotografare e quindi di mettere in musica quello che hai provato durante il tuo viaggio? Non so se sono mai riuscito di quello che ho visto, perché era troppo bella. Ci provo sempre, scrivo spesso, produco tante canzoni, magari non vengono poi registrati, ma nell'ultimo disco che ho fatto, non quello che verrà, ma The Bad Road, diverse canzoni lì cercano di catturare il sentimento, il viaggio proprio che ho fatto a piedi. Nella tradizione americana di country, stile country, la sfida, quasi detto come scherzo, ma veramente reale, la sfida di una bella canzone country sono tre accordi e la verità. Questo lo senti spesso negli Stati Uniti nel genere country. Però è la verità che è difficile. È di togliere la carne fino all'ossa e non è facilmente realizzato, ma è sempre la sfida. E questo quello che cerco, come tanti, però io cerco anch'io di fare con i pezzi che scrivo. Mike. The Bad Road, la cattiva strada. Esattamente. È una citazione. al caro Faber. Quella che si vuole, non Faber, ma De André, esatto. Sì, sì.
Sì, bravo. Sì, per noi è Faber. Scusa. No, ma quel pezzo lì, La cattiva strada, mi ha colpito fortemente. Per me era come... Sono cresciuto cattolico. Quella canzone lì mi ha colpito come un moderno artistico Vangelo. Esoterico, assolutamente esoterico. Però comunque in quel stile di scrivere, come parabola. E mi ha colpito. E quando ho fatto viaggio pensavo sempre di quella canzone, La cattiva strada, che non è, secondo me, poi ognuno interprete la canzone come vuole, però per me non era cattiva quello che proponeva De André, era tutto opposto, e adoro questo gioco di senso, tanto, quindi l'ho messo come titolo del disco, The Bad Road. Ed ascoltiamo proprio questa recentissima canzone di Mike, Nurses and Doctors. You're first to the broken. Go unspoken though, those with wounded scars to show, no one of you helped make it right. You work through the moonlight till another sun sets the day, while we're locked away inside, feeling inept and all too far away. But you'll be the last ones with the privilege to try and comfort our loved ones who we may never see again. Our relatives and friends quarantined by this flu. You're first to the miracle. First to see us all born, place the child in a mother's arms and tell the new father what to do. You're first to the front lines, first to answer the call from the relatives behind the wall, miles away, praying for all God can do. But you'll be the last ones with the privilege to hold the hand of our loved ones who we may never see again. Our relatives and friends quarantined by this flu. So you wail and I'll wail and we'll wail our song and hills while we try to get along. So you wail and I'll wail and we'll wail our songs while the nurses and doctors face that virus head on. While the nurses and doctors, God bless them all,
Spoleto in musica. Ti volevo chiedere una cosa. Tu sicuramente hai nominato tutti i cantautori che noi abbiamo amato e continuiamo a amare, no? Ma di Crosby, Stills, Nash & Young, hai avuto qualche influenza da questi autori oppure ti sei dedicato soprattutto al filone di quei personaggi che hai nominato prima? Sì, più o meno sì. Ho sempre sentito Crosby, Stills, Nash & Young e poi a California sono stra-amati. Ma andavo più verso il Kris Kristofferson più che Crosby, Stills, Nash & Young. Non solo, poi anche Jerry Lee Lewis parecchio mi è piaciuto per il suo timbro di voce, mi è sempre catturato il timbro di voce di Jerry Lee Lewis. E al liceo ascoltavo The Pixies, gruppo anni 80-90, The Pixies erano il mio gruppo preferito. Poi Stills, Nash and Young, le armonizzazioni che usavano erano speciali. Sono sicuro che è entrato come fa la musica nella vita mia. Senti, ma come hai cominciato tu? Quando è che hai cominciato a suonare? A che età? Io ho cominciato, ti dico la verità, io suonavo il pianoforte sempre, ma come gioco. E poi a 21 anni ho fatto una specie di Erasmus all'Università di California con Padova nel Veneto. E lì ho conosciuto il mio maestro che mi ha insegnato la chitarra e di essere un cantautore, Fabio. E lui era un suonava per strada, all'epoca era senza tetto, era una specie di buddista e aveva la passione di esprimersi con le canzoni e mi ha colpito fortemente. E tutto quell'anno non ho imparato l'italiano sicuramente, per niente quasi, ma ho imparato a suonare la chitarra e usandola per scrivere canzoni da subito, grazie a Fabio. E siamo amici anche oggi. È stato un grande incontro per me. Quindi ho imparato do, re, mi, fa, sol, la, si qui, invece di ABC, come negli Stati Uniti. Beh, ti è convenuto perché sentendo come suoni, tu hai detto che non sei un grande musicista, ma da quello che sentiamo non mi sembra proprio. Cioè, la chitarra la suoni e bene pure, mi sembra. Grazie, ti ringrazio. Comunque, io ci provo a fare il mio meglio, ecco. Senti, voglio farti un'altra domanda, Mike. Tu hai parlato prima, ho sentito un po' quelli che erano i viaggi che avevi preso un po' a riferimento, fra cui anche la camminata fino a Compostela, eccetera eccetera. Ma quanto di ricerca spirituale c'è nel tuo viaggio? Cioè, tu sei partito per una ricerca interiore di spiritualità? Io so, sì, assolutamente, ma io sono in costante ricerca spirituale, per essere onesto, costante. E una raccolta come La buona novella di Fabrizio De André ti è stata vicina? Assolutamente sì, mi piacciono le domande proposte in quella, il giudicare ma non giudicare, mi piace tanto questo. Bravo, vero. È più vero. Quindi sì, il viaggio a piedi è stato molto profondo, una grande ricerca, ma anche mentale, non solo spirituale. È diventato un fisso che dovevo camminare e non capivo più come vivere se non faccio quel viaggio, non sapevo più come funzionare. È il momento di ascoltare un altro bel brano di Mike Warren, Sometimes Yes. Choice we were forced to attract, like colliding.
to sun has collapsed. I felt so whole with your arms round my back. I held on close as a heart spoke. Ci sono delle città o dei posti che tu hai visitato che hanno contribuito in modo particolare alla tua creazione di musica? Lo spirito di San Francisco, quello vecchio spirito, quello di anni 60, sì, assolutamente, mi ha toccato. Quel spirito anni 60 di libertà, assolutamente. Quindi San Francisco profondamente mi ha toccato, sì. Sì, e anche, ho lavorato un'estate a Kentucky e lì ho sentito la musica folk che viene da Kentucky e devo dire, e questo era prima di iniziare a suonare la chitarra, ma mi ricordo quei suoni, mi ricordano come veri, il nudo crudo dell'espressione umano. E quindi quel posto anche, devo dire, tra Kentucky, però era solo un'estate, ma mi è impressionato. Senti, ma ogni tanto ti prende voglia di ripartire e di fare dei viaggi lunghi o adesso ti sei un po' calmato col fatto che c'hai il figlio qui e ancora queste... Convince il mio figlio di venire con me per il prossimo viaggio che finora ho fallito a convincere. Mi dice, oh wait, mi dice, oh no, sei un pazzo, non vengo con te. Però dice... mi piacerebbe. Sarebbe bellissimo, lui non sa quello che sarà. Uno pensa che una lunga camminata è tortura, e cioè, è vero che c'è una parte dolorosa, però lo dimentichi. Quando è finita la camminata, tu ricordi i paesaggi, il sentimento di libertà, gli incontri con la gente, come una foto. Quindi, il sentiero Italia mi interessa tanto per quanto lunga è. Parte da Sardegna e attraversa tutta l'Italia fino a Trieste. Un sentiero CAI. E volevo partire già per quello, però con il Covid dovevamo cambiare idee. Quindi magari l'anno prossimo, non so. Dovrei aspettare ancora un po', sicuramente. Rocco, ancora un anno per pensarci. Sì, anche prepararmi, magari mi preparo meglio questa volta. Ma va a scuola lui, no? Lui va a scuola, immagino. Sì, 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 sì. Sì. L'estate, potresti cominciare con qualche vacanza d'estate e vedrai che si appassiona, sì. Poi. Sì, e se sta ascoltando non sa che stiamo per partire per 2 mesi a piedi. Non sa. Non lo sa. Io lo dico all'ultimo momento, quando ormai non si può dire. Adesso... Ancora non ascolta perché non è in diretta. Sì, infatti. Poi starà dormendo, non so. No, la mia è una domanda abbastanza banale. Quando hai pensato e organizzato questo viaggio, te lo sei costruito prima oppure è stata una ricerca casuale? Per la preparazione? Cioè, tu sei partito per questo viaggio. Sì. Ma avevi costruito le tue tappe oppure è stata una ricerca casuale? Perché questa, sì, esatto. Questa è molto importante. Sì, questo è esatto. Io non volevo sapere dove stavo andando se non al nord.
verso Padova. Non volevo sapere le tappe o niente del villaggio che stavo per incontrare. Volevo quel, come, ingenuità, il senso di scoprire qualcosa inaspettata. E quindi non ho programmato niente. E te l'ho chiesto perché me lo aspettavo. Cioè, okay. Pensavo che fosse così. E mentre normalmente chi parte per un viaggio di questo tipo si costruisce comunque un itinerario, da te mi sarei aspettato che fosse stata un viaggio casuale, sì, senza sapere dove andassi. Sì, e di essere sopra, di non sapere, volevo. È stato specialissimo, è stato bellissimo. Non, se mio figlio fa una cosa simile, muoio di un infarto, credo. Però è bello, è bellissimo. Yeah, puoi scoprire cose. Non sapevo niente di Matera, per dirne uno. Guaria Reggia, Amolivia Reggia, è stato... Non ci sarei mai andato se non fosse in questo modo. Scusa, sono felice di aver fatto. Non ho capito l'ultima località che hai detto. Matera, sì, la conosco. Ho detto, sì, Guardia Reggia. Ah. Guardia Reggia. Sempre in Basilicata. Sempre in Basilicata? No, in Molise, le montagne antesi. Me la segno. Guardi. Me la segno perché sono un camperista. Ma che cosa ti ha affascinato di questa località? Sembrava... Ho girato la strada e vedo che sulla mia sinistra sono in Sud America e alla mia destra sono nel deserto di Baia di California a primavera. E questo incontro è stato... Sembrava Sud America. Addirittura. Un verde intimo e gente felice. Era una bellissima combinazione. Yeah. Yeah. Bellissimo. Ti stavo dicendo che un po' ti capisco, perché anch'io sono un camperista e più o meno non faccio proprio come te, un minimo di programmazione la faccio, però mi accorgo effettivamente che è molto bello quando uno gira senza una meta e poi si adatta strada facendo e scopre delle cose nuove senza avere nessun pregiudizio, nessuna informazione. Quindi forse bisognerebbe imparare a girare così. Ci proverò. Una volta farò come hai detto te. È bello. È pericoloso, eh? È anche pericoloso. E mi sembra il momento adatto per ascoltare questa The Bad Road. And blues and jars with herbs and sugar cubes. Sarah's cooking dinner on that wood stove. And at her feet in plastic seats, the children color fantasies. The flowers growing widely on that summer grove. And Danny chops wood for the fire. His working day's never done. From a window up above, Sarah whispers down upon her love. Life with you is sweet along this bad road. And from her Tuscan family tree up to the university, Sarah studied hard and waited tables. And working with a fellow from the town of Mercatello, Sarah sowed the seeds of this Umbrian fable. And Danny feeds all of the wild stock. Lella bays when she gets her hay. And after work he climbs the stairs and kisses Sarah on her hair, saying life with you is sweet along this bad road. Work is hard, but finding work is harder.
landlord calling all the time. But then he said, whatever it takes, baby, this vow won't break as long as your hand is holding mine. Trains Layla for Highgate. Someday as she leads the way, staring into each other's eyes, the Capricorn in every side, thinking life with you is sweet along this bad road. Spoleto in musica. Beh, io sto guardando, sto ascoltando la tua esperienza, molto affascinato devo dire, perché sono quelle cose che magari uno avrebbe sempre voluto fare nella vita ma non ha mai avuto, diciamo, il coraggio o anche l'occasione o anche il tempo giusto, l'età giusta per farla. A me questa tua esperienza di girare l'Italia a piedi mi affascina molto anche ascoltarla, e io per questo ti ho chiesto un po' di questi luoghi che erano stati particolarmente significativi per te. Sì. E nel sud Italia, sì, ce ne sono tanti. La Puglia tanti. La Puglia l'hai girata, no? Non sei passato la Puglia fino a Taranto. Fino a quindi Taranto. Ho fatto l'area di Leuca fino a Taranto e da lì Matera e poi verso il nord. E quindi hai visto i due mari? Sì. Ho visto i due mari e tanti cani randagi. Ah sì? Un luogo che mi ha colpito tanto per la gente e la bellezza era Padoli, in Campania. Padoli. Yeah, con un accento quasi impossibile per me capire, quasi completamente impossibile, però ci siamo capiti. Gente calda e simpaticissima. Un bel incontro è stato Padoli. Anche con la musica vi siete capiti? Non portavo la chitarra con me, perché non sapevo come portarlo, perché non ero preparato. No. Però ho suonato con un amico brasiliano a Stroncone. Stroncone? Qui al confine... Terni, Stroncone. Vicino Terni. E sopra Terni. Sì, è qui vicino, Stroncone. È bellissima anche Stroncone, i prati di Stroncone, è stato un fortissimo, visione inaspettata, anche quello, stupenda. Quei vicoletti stretti, è carina Stroncone. E poi Umbria, Umbria, appunto ho conosciuto Carla, che è la madre di mio figlio, e mi ha fatto vedere Bevagna, Spoleto, Foligno, Trevi, Montefalco, e sono innamorato con i paesaggi, il vino, la vostra cucina. È pazzesco, guarda, è buonissima. La parmigiana con i gobi fritti. Il fegatello vostro è una roba. Ma tu sai che sia l'Umbria che la Toscana, che sono due terre con moltissime affinità, sono la passione di tantissimi americani che hanno comprato casa, sono venuti ad abitare in queste zone. Abbiamo tantissimi tuoi connazionali che sono qui in Umbria. Ci credo, e sono sorpreso che non sono più, perché è bellissimo. Senti una cosa, faccio una veloce domanda a livello musicale, ma sempre collegata al viaggio. Tu ovviamente sei partito da Santa Maria di Leuca, quindi partito dal punto più basso della Puglia, quindi dal Salento, fino ad arrivare, mi dicevi, verso Padova, Vicenza. Padova, sì. Avrai notato che in Italia le culture cambiano fondamentalmente da paesino a paesino, da frazione in frazione. Hai notato questo anche a livello musicale e hai imparato qualcosa a livello musicale dalle varie culture che vengono a partire da giù fino
fino in alto a Padova. Guarda, musicalmente ho notato la musica di Puglia era d'estate, quindi c'erano diversi ragazzi che suonavano dove dormivo. Le notti della Taranta. La Taranta. Sì, la Taranta. E questo la ritmo taranta. È bellissimo. Altra musica lungo durante questo viaggio specificamente, solo l'incontro con il brasiliano che abbiamo ascoltato parecchio, Hausseisches, che è un cantautore brasiliano. Ma per la musica italiana, no, devo dire che ero concentrato più sulle visioni, la spiritualità e la fatica che la musica stessa. E cercavo di assorbire i momenti per poi raccontarli dopo nelle canzoni. Senti, abbiamo ancora solo 3 minuti di registrazione, perché poi si sta. Volete fare un'altra domanda a Mike? Ultimissima. Il tuo nuovo album, quindi quale sarà? Il tuo nuovo lavoro? Il mio nuovo uscirà quest'anno, si chiama Rebel Century. Contiene 10 canzoni che parlano dell'ultimo anno che abbiamo vissuto. Ecco, e c'ho 2 pezzi sul mio canale YouTube che si può sentire, Nurses and Doctors e poi appunto Rebel Century. Ce l'abbiamo. Yeah. Abbiamo già scaricati. Andate sul canale YouTube di Mike Warren e troverete tutto. Senti Mike, velocissimamente, ci abbiamo 2 minuti. È inutile che ti chiedo qual è la canzone a cui tu sei più affezionato, perché sicuramente mi dirai che a te piacciono tutte. Ma agli altri, qual è la canzone che è piaciuta di più secondo te agli altri di quelle che hai scritto? Deve essere successo? Quello che mi chiedono sempre è Fishing, che è sul mio primo album Malduce, e quello lì mi chiedono spesso di suonare, che parla di mia esperienza come pescatore commerciale a California. Tu ce la puoi mandare? Ce la puoi mandare questa canzone? Ce l'hai da poter... Ce l'ho, sta sul Bandcamp, cerco di mandartelo, sì. Sì, anche su WhatsApp, va bene. Okay. Allora, siamo veramente agli sgoccioli, abbiamo finito il nostro tempo. Ringraziamo il nostro Mike per questa bella chiacchierata e siamo veramente contenti di aver conosciuto una persona speciale, un cantautore importato che viene dall'America, ma che ha espresso molta della sua arte anche qui in Italia. Lo ringraziamo, ti ringraziamo tanto e ti salutiamo. Il nostro collegamento sta finendo. Grazie mille, grazie per avermi avuto. Grazie. Ciao Mike. Ciao, a presto. Ciao Mike. Spoleto in musica. E si chiude qui, cari amici ascoltatori, questo nostro incontro con Mike Warren, personaggio veramente interessante e musicista di grande valore. Ascoltiamo questa sua ultima canzone, Human Being Exist, e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo incontro e nuova musica. Don't exist.